Le nostre audizioni, sempre in videoconferenza, parliamo della Farm to Fork. Ovviamente questa audizione, come sapete, va sul canale web della Camera dei Deputati. Ringrazio e mi scuso per un po' di ritardo, la rete italiana Politiche Italiane del Cibo e Italmercati, ai quali do subito la parola per recuperare un po' il tempo, perché come sapete già alle 13.30 dovremmo chiudere, potremmo arrivare alle 13.40, quindi cederei subito la parola a Rete Italiana Politiche Italiane del Cibo. Con noi abbiamo il dottor Egidio Danzero, Francesca Galli e Davide Marino. Non so chi parla di loro, quindi magari se prende la parola si presenta. Prego. Buongiorno a tutti, sono Egidio Dansero e comincio a avviare la Prego. presentazione. Allora, il nostro intervento è orientato a evidenziare il collegamento tra la strategia della Farm to Fork e le politiche locali del cibo. Vi ringraziamo per questa opportunità che date alla rete. A tutti coloro che, come vedete, hanno contribuito a questa riflessione. Organizzeremo il nostro intervento attraverso questi passaggi, cercheremo di essere molto veloci. Quindi io partirò adesso su cosa sono il senso, delle politiche del cibo e delle politiche del locale del cibo, il ruolo della rete. Poi Francesca Galli farà il collegamento con la Farm to Fork e Davide Marino chiuderà sulla Food Governance. Io sono attualmente il coordinatore della rete politiche locali del cibo, poi una serie di altri ruoli come Università di Torino e in particolare come coordinatore del gruppo cibo nella rete dell'Università per lo sviluppo sostenibile. Partiamo dalle politiche locali, dalle politiche del cibo, scusate. Da un po' di anni a questa parte si sta sviluppando un dibattito che vede accanto alle politiche agricole comunitarie l'emergere di quelle che possiamo definire come politiche del cibo. Questo dibattito c'è a livello internazionale e anche a livello comunitario, e la strategia della Farm to Fork può essere considerata come un importante tassello in questa direzione. In termini generali, prendendo una definizione della nostra collega amica Roberta Sonnino, che è una collega italiana, ma che lavora all'estero, che è una delle autorità in materia, potremmo definire per politiche del cibo politiche atte a garantire a tutti un accesso a cibo sano, nutriente di qualità, socialmente giusto, ecologicamente compatibile e culturalmente appropriato. Dovremmo chiederci perché una politica del cibo. Le motivazioni sono tante, ne richiamiamo alcune. Il cibo è un bene primario, con aria e acqua, indispensabile per la vita. Magari possiamo pensare che nei nostri paesi, nei paesi tra virgolette ricchi, il cibo sia un problema risolto. In realtà vediamo che non è così. Sappiamo che l'obesità è la prima causa di morte negli Stati Uniti, l'Italia è il secondo paese europeo per obesità infantile e il 50% delle malattie sono legate agli stili di vita, in buona parte agli stili alimentari. Tutto questo rappresenta anche un costo occulto dei bilanci sanitari. Pensiamo a malattie croniche come il diabete. Pensiamo a tutto il tema legato all'obesità, e c'è un'evidente connessione tra la questione del cibo e i problemi ambientali, quindi passiamo al tema del paesaggio, ai problemi sociali, pensiamo al tema della povertà alimentare, ma anche delle opportunità che, soprattutto per un paese come il nostro, una politica del cibo integrata con le altre politiche, come quella turistica, ma non solo, possa giocare. E c'è un tema molto importante dal nostro punto di vista di democrazia alimentare, quindi di democrazia in generale, di quella che possiamo definire come giustizia alimentare. In questo contesto di politiche del cibo, parlare di politiche locali del cibo vuol dire confrontarsi con un orizzonte relativamente nuovo, che ha visto dei casi pionieri in Nord America e in Europa, dapprima Toronto, Vancouver, per citare i più noti. Poi in Europa, soprattutto nell'Europa settentrionale, ma anche in Italia e anche nel sud del mondo. Per esempio la FAO già dagli anni 90 aveva iniziato un programma che si intitolava Food for the Cities, tuttora molto attivo, con varie reti internazionali che ricorderemo. Le diverse città che si sono impegnate nell'orizzonte di politiche urbane locali del cibo l'hanno fatto con motivazioni diverse. Alcune le abbiamo richiamate, per esempio il nesso salute alimentazione, ma anche il tema dei deserti del cibo,
anche la lotta al cambiamento climatico, il consumo di suolo, la gestione del territorio, fino a temi di sviluppo economico locale, di marketing territoriale. Cioè l'idea che partendo dal cibo si possono connettere temi che altrimenti non vengono connessi. Questa che vedete è una mappa che ritrae le città firmatarie del Milan Urban Food Policy Pact, il patto di Milano per le politiche urbane del cibo, è stato siglato nell'ottobre 2015, è una delle più importanti eredità di Expo Milano. La carta, tra l'altro, non è aggiornatissima perché attualmente sono ben 210 le città firmatarie nel mondo. Qui sono indicate anche le città che hanno ricevuto dei premi particolari per le loro iniziative. Quindi parliamo di e questo del Milan Urban Food Policy Pact è soltanto una delle reti, anche se tra le più importanti, anche perché appunto il nostro paese, con la città di Milano in testa, gioca un ruolo cruciale. All'interno del Milan Urban Food Policy Pact ci sono ben 27 città italiane che qui sono mappate nell'immagine che vedete, dopodiché le città italiane partecipano a molte reti internazionali o reti italiane, ci sono diverse esperienze che hanno cominciato ad andare verso politiche locali del cibo. In ordine di tempo, la prima è stata forse quella della provincia di Pisa. Milano è quella che è la città che più di altre ha una food policy strutturata, e poi Torino, Livorno, Bergamo, Lucca, Capannori, Camaiore, Trento, Chieri, per citarne alcuni. Ci sono città che hanno siglato il Milan Urban Food Policy Pact, ma sono, diciamo, attive solo in parte, mentre altre città sono molto attive, città e anche territori, pensiamo alla piana del cibo attorno a Lucca. Questo contesto delle politiche locali del cibo vede diversi attori dalla scala internazionale alla scala italiana, come abbiamo detto, con il ruolo del Milan Urban Food Policy Pact, anche alla scala italiana, a livello locale, perché gli attori sono ovviamente i governi locali, ma anche le camere di commercio, le organizzazioni di categoria, i movimenti del cibo, le università, con strumenti di diverso genere che vanno dall'agenda al piano del cibo, alla strategia alimentare, al consiglio del cibo e con scale che vanno dalla scala del quartiere, la microscala, alla scala quella che viene considerata a livello internazionale, la scala più appropriata che è quella della cosiddetta città-regione, cioè il comune troppo piccolo, pensiamo a un contesto più ampio che potrebbe corrispondere per esempio alle città metropolitane, nel caso di Roma potrebbe andare molto bene, Torino per esempio è un po' più grande forse rispetto all'idea della City Region. In questo contesto, qual è il ruolo della rete che noi rappresentiamo? È una rete individuale, informale, che però collega attualmente oltre 300 ricercatori, ricercatrici, attiviste, attivisti, esperti, tecnici, amministratori che si raccordano attorno a questa tematica. Tra l'altro, abbiamo promosso assieme a Urban Elite un cluster di ricerca applicata sulle politiche locali del cibo, partecipiamo attivamente alla rete, ai gruppi di lavoro dell'ASVIS e ai gruppi della RUS. È un percorso che è iniziato nel gennaio 2018, anzi, diciamo abbiamo 3 anni, perché più o meno abbiamo iniziato 3 anni fa, ha visto vari passaggi con varie iniziative, tra cui ricordiamo in particolare, scusate, le iniziative che abbiamo intrapreso negli ultimi mesi. Anche come raccordo, una risposta della rete all'emergenza Covid, cioè abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare, cioè connettere esperienze internazionali e nazionali, promuovere iniziative, approfondimenti, indagini, ricerche. E qui trovate un po' un'indicazione di tutte le iniziative che abbiamo svolto, con l'ultimo, questo rapporto, con una prima analisi degli impatti delle soluzioni adottate in Italia a livello di politiche locali del cibo nel confrontarsi con il Covid. Recentemente abbiamo presentato un libro che è disponibile gratuitamente, che raggruppa un insieme oltre 27 casi studio sparsi in giro per l'Italia, che possono dare un po' un'idea di una vivacità che, dal basso dei territori attivi su questo tema. E questi sono in qualche modo i principali processi a cui hanno contribuito, stanno contribuendo singoli componenti della rete, quindi dal collega Davide Marino e Giampiero Mazzocchi, che assieme a vari rappresentanti di associazioni hanno promosso un processo di food policy per Roma, il gruppo di Francesca Galli, Gianluca Bonori e altri sono stati attivi per
per esempio nella piana del cibo di Lucca o nel promuovere con Jaime Berti la strategia alimentare di Livorno. Ricordiamo anche le iniziative, per esempio, sul Nutrire Trento con la collega Francesca Forno e varie associazioni, movimenti di base, ma anche con un ruolo delle istituzioni, così a Bergamo, così a Castel del Giudice. E così con il lavoro di mappatura che stiamo facendo con l'Atlante del Cibo di Matera, con Maria Valeria Minini e con il sottoscritto e vari altri colleghi, con la Comune, Città Metropolitana, Camera di Commercio, Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche, l'Università di Torino, con l'Atlante del Cibo di Torino Metropolitana. Ecco, questo è un po' il quadro di che cosa intendiamo per politiche locali del cibo e le iniziative della rete. Passo adesso la parola a Francesca Galli. Ma allora, sentiamo subito la dottoressa Galli, prego. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Il mio compito oggi è quello di fare una breve riflessione sulle le possibili connessioni tra strategia Farm to Fork e politiche locali del cibo. Come sapete, la strategia Farm to Fork propone un approccio globale ai sistemi alimentari sostenibili. Egidio, per favore, puoi mandare avanti la slide. E l'ambizione è quella di arrivare a un impatto ambientale delle filiere alimentari neutro o positivo, garantendo competitività della filiera, sicurezza alimentare e nutrizionale, con particolare attenzione all'accesso al cibo, nutriente e che sia anche di qualità. E questo, ci dice la strategia Farm to Fork, implica un cambiamento dei regimi alimentari delle persone. E gli obiettivi della strategia che vedete al centro di questa slide sono anche legati a dei target che sono rilevanti soprattutto per la parte agricola del sistema alimentare e che definiscono impegni politici e che saranno difficili anche da monitorare, sui quali incidono diverse politiche dell'Unione Europea, prime fra tutte la PAC, su cui il dibattito è accesissimo, ma anche la politica della pesca, regionale, del commercio, ambientale, della salute. Tuttavia, per quanto riguarda l'orientamento del consumo della domanda, le politiche fanno più fatica ad incidere. Inoltre, gli obiettivi della Farm to Fork hanno un riflesso forte a livello locale. Quindi la domanda è: come possono fare le politiche locali del cibo per contribuire all'implementazione degli obiettivi della Farm to Fork? E in questa figura molto semplice vedete da un lato la domanda, dall'altro l'offerta, e al centro c'è il concetto di ambiente alimentare, che è definito dalla strategia come il contesto fisico, economico, politico e socioculturale in cui i consumatori interagiscono col sistema alimentare per decidere sull'acquisto, la preparazione e il consumo di alimenti. Quindi quello che noi, il messaggio che vogliamo dare è che per cambiare i sistemi alimentari e i loro effetti bisogna cambiare i comportamenti e per far questo occorre osservare e modificare l'ambiente alimentare che influenza e dà forma ai comportamenti stessi. Da un lato andando ad agire sull'offerta e sulla domanda di cibo, ma anche direttamente sull'ambiente alimentare in cui produzione e consumo avvengono. Nella slide successiva io ho ripartito alcuni interventi specifici che le politiche locali del cibo possono attuare. A sinistra, quelli che emergono da una lettura attenta della strategia, ci sono alcuni suggerimenti che riguardano l'incoraggiamento della vendita diretta della filiera corta, di far leva su gli acquisti pubblici verdi o green public procurement e la ristorazione collettiva o l'attivazione di incentivi fiscali per modelli di business circolari. Mentre sulla destra vedete una serie di interventi che non vengono menzionati esplicitamente dalla Farm to Fork, ma per i quali le politiche alimentari locali possono contribuire. In particolare segnalo l'educazione alimentare, che è importante ma non viene implementata, la prevenzione di sprechi alimentari e la gestione delle eccedenze. E la sperimentazione di forme di certificazione partecipata dei prodotti locali che aumentino la trasparenza nei sistemi alimentari senza ingessare soprattutto le piccole imprese. Ed infine tutti quegli interventi che possono avere ad oggetto le connessioni urbano-rurali attraverso la lente dei sistemi alimentari. Nella slide successiva, utilizzando il linguaggio della Farm to Fork, si parla di favorire e promuovere la transizione verso la sostenibilità. E come possono fare le politiche locali del cibo? Essenzialmente facendo quattro cose. Innanzitutto, sperimentando e ponendosi nuovi obiettivi. La comprensione e la modifica dell'ambiente alimentare locale è uno di questi.
In secondo luogo, sperimentando nuovi strumenti, le misure fiscali, le etichettature per la sostenibilità, ma anche un coinvolgimento del terzo settore, sono tutti spunti che vengono dalla Farm to Fork. Il terzo punto era una riorganizzazione degli strumenti esistenti, finalizzati a un'integrazione delle politiche tra comparti diversi della pubblica amministrazione, i consigli del cibo, ed infine la possibilità che le politiche alimentari locali hanno di coinvolgere nuovi soggetti, i comuni, la società civile, i consumatori, eccetera, che sono tutte categorie di attori dei sistemi alimentari menzionate dalla Farm to Fork. Infine, un breve cenno a quelli che sono i limiti che attualmente restringono la potenzialità di azione della strategia. Innanzitutto riteniamo che manchi una prospettiva territoriale perché non è sufficientemente considerata la relazione tra rurale e urbano nell'approccio ai sistemi alimentari. Inoltre non vengono menzionate le diversità e le possibili complementarietà tra sistemi alimentari diversi, che in Europa ne abbiamo tanti, e in terzo luogo la governance, soprattutto in senso verticale, ovvero nel raccordo tra Unione Europea, Stati membri, Regioni e Comuni, che non entra esplicitamente nell'implementazione della strategia, e riteniamo che questi siano tutti aspetti essenziali per l'attuazione del Green Deal, della decarbonizzazione in relazione alle diverse componenti della Farm to Fork e del sistema alimentare. E su questo aspetto passo la parola a Davide Marino, che ci farà una riflessione su food governance. Grazie Grazie. dottoressa. Allora autorizziamo, diciamo, l'intervento del dottor Marino. Prego, le do subito la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto, come prima cosa, grazie di questa bella opportunità per poter illustrare quelle che sono alcune idee che abbiamo su questo documento, che comunque è un passo in avanti importante, ma che, come diceva la collega Francesca Galli, mostra dei limiti, soprattutto sul piano della governance. Gio, se puoi andare avanti, grazie. In effetti, le politiche del cibo, le politiche locali del cibo, nascono proprio per questo, perché cercano di rispondere a un bisogno, ad un'esigenza di una maggiore riterritorializzazione delle politiche rispetto alle specificità dei diversi luoghi. E questo, con gli strumenti tradizionali, come per esempio sicuramente la politica agricola comune, non è semplice da fare, anzi è piuttosto difficile. E l'altro problema è che le politiche del cibo ci mostrano come il cibo sia un elemento complesso che ha bisogno di politiche che siano collegate tra di loro, politiche intersettoriali e con un approccio sistemico. Prego, Egidio, grazie. Se vai avanti. E questo, diciamo, è un discorso che a livello europeo e internazionale è noto da tempo. Nel percorso di costruzione della nuova PAC, ma anche del Farm to Fork, ad esempio, c'è stato un intervento importante dell'IPES Food, un think tank di ricerca importante a livello europeo, che ha messo in luce diverse cose, ma soprattutto due. Intanto il fatto che fosse necessario passare da una politica agricola ad una politica alimentare europea, proprio perché la politica agricola da sola non basta più, non è più sufficiente per affrontare le sfide che stiamo vivendo, da quella climatica a quella sociale, a quella come quella che stiamo vivendo oggi relativa al Covid. La seconda è che la necessità di una governance forte di questo sistema, addirittura l'IPES Food propone che sia un esponente di massimo livello, ad esempio un vicepresidente di Commissione europea, a portare avanti questo processo, proprio per dargli una forza politica e istituzionale particolare. Prego, Egidio. Questo dibattito avviene anche a livello internazionale, quindi extraeuropeo. E ad esempio,
si stanno in questo momento, sono in corso i lavori di preparazione del Food Summit 2021, che quindi avverrà il prossimo anno, presumibilmente a settembre, e in quest'ambito ci sono opinioni profondamente diverse tra gli attori che possiamo chiamare tradizionali del sistema alimentare e invece la società civile, che con le sue rappresentanze chiede una trasformazione più radicale dei processi e delle politiche. E mi piace sottolineare il fatto che questo processo sia stato non sia solo portato avanti da ONG, seppur internazionali, e con una forza non solo di tipo sociale, ma addirittura una rivista prestigiosa di tipo scientifico come Nature ha dedicato un suo editoriale sulla necessità di democratizzare le decisioni e le politiche sul sistema del cibo. Quindi il punto della governance è in effetti proprio questo. Allora, chiudendo la nostra audizione e rimanendo a disposizione per tutte le domande che ci vorrete fare, noi crediamo che Farm to Fork sia un'opportunità enorme, però per essere pienamente sfruttata abbiamo bisogno di inquadrarla in un contesto politico nazionale che allarghi un po' lo sguardo del Farm to Fork, superando proprio quei limiti che abbiamo messo in luce. In questo modo si potranno anche rendere più efficaci quei percorsi di food policy che già sono presenti sul territorio italiano e che abbiamo visto in precedenza, e soprattutto si potrà dare un framework di riferimento per tutti gli altri territori che invece vorrebbero iniziare questo percorso, ma in mancanza di un quadro politico istituzionale nazionale fanno difficoltà a iniziarlo. Grazie ancora per l'attenzione, rimaniamo in ascolto. Perfetto, grazie a voi. Continuiamo la nostra audizione, così eventualmente osservazioni raccogliamo alla fine. E chiedo a Fabio Massimo Pallottini, il presidente di Italmercati, di intervenire, di dire la sua. Prego. Sì, buongiorno, grazie Presidente. Ringrazio i parlamentari presenti e mi avvio a fare una presentazione. Io non ho preparato dei documenti che mi riservo di inviare successivamente. Questo, ecco, grazie. Mi scusi se la interrompo, questo vale anche per gli altri colleghi auditi. Se avete la documentazione, di inviarcela, che sarà distribuita a tutti i componenti della commissione. Prego. Voglio fare, iniziando, mi presento perché io sono Fabio Massimo Pallottini, sono il presidente di Italmercati, sono il CEO del Centro Agroalimentare di Roma e il coordinatore del Sistema Europeo dei Mercati all'Ingrosso che abbiamo costruito nell'ambito mondiale della nostra organizzazione mondiale. Due battute per spiegare chi è Italmercati e perché abbiamo chiesto, diciamo, questo incontro. Italmercati è una rete che mette insieme, diciamo, le più grandi sistemi di mercati all'ingrosso italiani, le più grandi città, da Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli, tutta Italia rappresentata all'interno di questa rete. I mercati all'ingrosso cosa sono? Sono dei sistemi modernizzati, diversi da quelli che conoscevamo, dei vecchi mercati generali che erano nei centri urbani, oggi sono tendenzialmente più nelle fasce esterne delle città, e sono dei grandi complessi a cavallo tra funzione commerciale, logistica, anche industriale. Sono delle realtà molto importanti per il nostro sistema agroalimentare. Do qualche numero solo per far capire di che cosa parliamo. I mercati all'ingrosso oggi, il giro d'affari che sviluppano complessivamente si avvicina ai 10 miliardi di euro, quindi è un pezzo, una fettina non marginale del fatturato del sistema agroalimentare italiano. Le società che le gestiscono, ovviamente il fatturato delle società è molto minore, è inferiore ai 100 milioni di euro, ma all'interno delle nostre strutture lavorano circa 25.000 persone, sono operative 2.500 aziende, e tanto per citare anche un tema su cui tornerò successivamente quando parleremo più in dettaglio del Farm to Fork,
sono delle realtà molto attive, ad esempio anche nelle politiche di recupero contro lo spreco. Noi ogni anno recuperiamo circa 10 tonnellate di prodotto che ri ridestiniamo all'alimentazione delle persone indigenti. I mercati ovviamente sono posizionati nelle filiere dei prodotti freschissimi, freschi e freschissimi. In particolare, diciamo, i segmenti su cui sono più presenti sono quello dell'ortofrutta, che coprono dove attraverso il mercato dell'ingrosso transita quasi il 50% del prodotto consumato dalle famiglie italiane. Sono i mercati ittici, attraverso cui transita almeno un 30% della produzione consumata, dei consumi di prodotto ittico italiano, e poi in misura leggermente inferiore anche le carni e anche i fiori. Cioè, diciamo che dalla vecchia struttura dei mercati annonari oggi si è ridefinita si è ridefinito un sistema di grandi infrastrutture a servizio da una parte dell'agricoltura, dall'altra del dettaglio, della ristorazione e dei consumatori. Ora, a noi, quindi, se questo è il sistema italiano in cui si colloca dal mercato ed ha un ruolo strategico in queste filiere, interessa molto il ragionamento che sviluppa la direttiva Farm to Fork, che è una direttiva che si basa, come abbiamo anche ascoltato un attimo fa, no? Tra l'altro ho ritrovato nei ragionamenti che hanno fatto gli amici della rete del cibo anche molti concetti che le nostre, che sono infrastrutture collocate nelle città a servizio spessissimo delle stesse città, hanno un ruolo proprio in queste politiche per il cibo, no? Perché sono elementi imprescindibili se si vuole fare una politica urbana del cibo, le nostre strutture. Dicevo, la direttiva noi la recuperiamo soprattutto su vari concetti. L'elemento che mi piace però, che voglio sottolineare, richiamare l'attenzione, è che in tutto questo documento non si parla di distribuzione, si parla di filiera, si parla di ingrosso, ma non si parla di mercati. Questo io lo trovo un elemento di una grave mancanza, tenendo conto che a livello europeo non solo in Italia i mercati dell'ingrosso hanno un ruolo così significativo come prima ho richiamato, ma se penso ai nostri amici francesi, alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia, cioè tutta la fascia, tutto il mondo mediterraneo, quindi i mercati dell'ingrosso svolgono delle funzioni fondamentali. Quindi credo che vada ricercato, e questo noi lo stiamo facendo anche a livello europeo, con il Parlamento europeo, stiamo muovendoci perché questi concetti siano inseriti all'interno di questa strategia. Tenendo conto che quando parliamo di sostenibilità, i mercati sono in prima linea da questo punto di vista. Dico solo alcuni concetti semplicissimi. Il primo concetto è il concetto della sicurezza alimentare, così tanto attuale in questo momento, su cui c'è così tanta attenzione. Ora, i mercati, che sono nel 99% dei casi delle infrastrutture pubbliche, sono dei veri e propri presidi a sicurezza presidi per la sicurezza del cibo che viene distribuito. Ogni anno nei nostri mercati italiani si svolgono milioni di analisi sui prodotti, sull'analisi dei residui, ed è questa la prima e forse la più importante barriera di riferimento, di controllo. Io cito sempre, quando ci fu l'emergenza della Terra dei Fuochi, facemmo una campagna straordinaria di verifiche e di controllo sui prodotti che provenivano da quelle zone. E questo è un servizio importantissimo che noi svolgiamo. Se pensiamo al settore ittico, il controllo che i presidi interni ai mercati svolgono, ecco, dal punto di vista della sicurezza alimentare, che è un pezzo di un concetto ampio di sostenibilità, diciamo, i mercati svolgono una funzione importante. L'altro aspetto è, si cita più volte nella direttiva, il concetto di un cibo sano e fresco. Ecco, spesso e volentieri l'accesso al cibo sano e fresco avviene ed è possibile grazie alle infrastrutture come i mercati, perché sono, diciamo, lo dicevamo prima, sono
diciamo coinvolti essenzialmente proprio nel prodotto freschissimo ad altissima deperibilità, e il fatto che avvenga, diciamo, la distribuzione dal prodotto appena raccolto, transita attraverso il mercato e arriva nel negozio, nel ristorante, nell'arco di tutto questo di poche ore, è un elemento fondamentale a garanzia. Io non ce l'ho con gli amici della grande distribuzione, che spesso sono anche i nostri clienti, ma l'organizzazione logistica di alcune grandi catene della distribuzione non riesce a garantire questa tempestività dal campo alla tavola, ma spesso per un sistema di organizzazione tipo industriale il prodotto arriva con già alle spalle alcuni giorni dalla raccolta. Ultimo punto, è un punto che voglio richiamare, è molto importante per quanto ci riguarda e molto, su cui molto attenzione fa anche l'Unione Europea. Noi abbiamo anche interpellato il Commissario Europeo all'Agricoltura, che ha dato una risposta proprio in questa direzione. I mercati all'ingrosso sono il primo presidio a difesa dell'agricoltura di prossimità, della piccola agricoltura, non solo di quella grande ovviamente, ma anche della piccola agricoltura. Cito un esempio, un caso come una città come Roma, forse tanta gente non lo sa, il mercato che io dirigo, noi abbiamo qui dentro 250 aziende agricole della campagna romana e laziale, che tutte le mattine portano qui il loro prodotto che viene commercializzato all'ingrosso. Quindi va bene, vanno benissimo i mercati di vendita diretta, ma la vera vendita diretta, la vera filiera corta, il vero chilometro zero lo realizzano i mercati all'ingrosso, perché i volumi di prodotto venduto direttamente dal coltivatore o anche attraverso il commerciante, ma con un solo passaggio dalla raccolta alla vendita, avviene all'interno del mercato. E questo è secondo me un elemento che lo pone, quando parliamo anche di riforma della PAC, una battaglia che noi stiamo facendo è quella di inserire dentro la nuova PAC anche la possibilità per i mercati all'ingrosso di accedere. Cioè, non si capisce perché delle infrastrutture come queste, che hanno, diciamo, un ruolo così importante per le filiere agricole italiane, non debbano accedere alle risorse della PAC. Altri concetti su cui secondo me ritroviamo nella direttiva, su cui però è importante richiamare il ruolo che può svolgere un sistema come quello dei mercati, è, cito, una distribuzione urbana che si svolge in modo sostenibile, a basse emissioni. Noi siamo i custodi dell'ultimo miglio, cioè la consegna nelle città, nei centri storici, può avvenire utilizzando questi hub che sono i nostri mercati attraverso modalità green, cioè modalità a basso impatto ambientale. Questo in parte già avviene, ma può avvenire molto di più. I mercati sono anche un presidio di trasparenza, che è un altro dei concetti che viene richiamato, perché noi pubblichiamo tutti i giorni sui nostri siti l'andamento dei prezzi, delle contrattazioni, che sono resi quindi evidenti e conosciuti. Noi facciamo un servizio insieme all'Union Camere, dove tutte le settimane diamo i consigli ai consumatori italiani su che cosa conviene comprare, qual è il prodotto della settimana, cioè cerchiamo di svolgere anche un lavoro di orientamento e di supporto al consumatore. Poi c'è il tema che richiamavo prima, questo della lotta agli sprechi e della lotta e del recupero dell'invenduto. Ecco, nei mercati italiani chi più né meno, tutti quanti svolgiamo un importante lavoro di questo tipo, di recupero di tutto il prodotto che prima che vada, che quando è ancora commestibile, che è distribuibile, ma non magari meno appetibile dal punto di vista commerciale. E ogni anno migliaia e migliaia di famiglie italiane in difficoltà possono accedere a un cibo fresco grazie ai mercati all'ingrosso. Non ci dimentichiamo che la prima cosa che una famiglia in difficoltà taglia dal proprio bilancio è proprio il prodotto fresco, è proprio magari la frutta, proprio la verdura, che sono
invece degli alimenti indispensabili per una dieta equilibrata. Ecco, con diversi pesi in alcune città, penso per esempio a Firenze, dove il mercato storicamente è un po' anche l'hub distributivo per tutta la città, ma insomma anche a Roma, dove abbiamo un tavolo che mette insieme tutte le onlus principali della nostra città per fare insieme una politica di supporto a queste necessità. Ecco, dappertutto comunque i mercati hanno svolto una funzione di questo genere. Noi abbiamo, come rete, abbiamo ottenuto anche un piccolo finanziamento a valere sulla legge Gadda e abbiamo realizzato il primo laboratorio, che abbiamo poi voluto intitolare a Papa Francesco, per la trasformazione del prodotto che non è più commestibile, non è più commerciabile, è difficile da gestire dal punto di vista logistico, viene trasformato e diventa un succo, un sugo, una passata, cioè prodotti di prima trasformazione che poi vengono anch'essi distribuiti in un circuito solidale. Quindi questo, citato questo piccolo esempio per dire quanto i mercati, come soggetti anche pubblici, quindi sensibili a sviluppare le politiche pubbliche, siano diciamo fondamentali. Ecco, quello che noi chiediamo rispetto a questa direttiva e agli orientamenti che il governo italiano intenderà assumere, di richiamare espressamente, in modo chiaro ed evidente, la funzione che i mercati all'ingrosso possono svolgere in alcune, ovviamente non in tutte, le categorie, ma in alcune delle azioni che sono contenute all'interno del documento. Grazie, dottor Pallottini. Non so se ci sono qualche domanda, se no... Sì. Prego, onorevole Cenni, prego. Grazie Presidente, ringrazio di cuore gli auditi perché davvero abbiamo sentito interventi, almeno secondo il mio parere, di grande interesse per il parere che noi dovremo redigere. Credo che con questo, diciamo, serie di oggi concludiamo il ciclo di audizioni sulla Farm to Fork, quindi utili per redigere un nostro parere, ma utili anche per, credo, fare un punto su quanto la Carta di Milano, le politiche elaborate in occasione di Expo e quindi anche alcune suggestioni fortemente innovative sulle politiche agroalimentari e non solo, sono diventate norma o consuetudine, quindi quanto sono riuscite a produrre anche discontinuità. Io credo che una buona parte delle cose che ci sono state segnalate questa mattina potranno tranquillamente essere recepite nel parere che la Commissione discuterà e poi spero approverà. Vi chiedo soltanto faccio qualche breve domanda ai nostri auditi. Diciamo, nel primo ciclo, mi riferisco soprattutto alla rete delle politiche del cibo, io ho avuto modo di vedere una parte dei lavori, di conoscerne alcune, in modo particolare quelle della mia regione, e davvero ne trovo di grandissimo interesse. C'è un tema che per me, diciamo, rappresenta un po' un nodo ancora da sciogliere. Io credo che la grande ricchezza di questa rete e delle realtà che oggi rappresentano progetti e varie altre iniziative è tale proprio perché nasce dal basso, quindi nasce da saperi e competenze che si sono messe insieme, spesso amministratori locali ma anche persone comuni che semplicemente si stanno impegnando sui temi del cibo, dell'ambiente e così via. Ecco, il tema è per me come si tengono in connessione queste esperienze locali con gli stati membri e quindi con una visione nazionale o addirittura comunitaria. Lo dico perché molto spesso quando si redigono leggi, regolamenti, eccetera, il rischio è di schiacciare poi questa ricchezza locale che nasce dal basso perché è imbrigliata in norme. Resta, diciamo, da sciogliere. L'altra cosa che ho trovato interessante fra i suggerimenti che sono arrivati dalla vostra riflessione, cioè da questo lavoro interessante che voi avete fatto di leggere con gli occhiali, diciamo, del cibo la Farm to Fork,
è questo tema dell'etichettatura climatica. Allora, noi via via abbiamo visto anche in giro per l'Europa alcuni tentativi, no? Alcuni tentativi di tradurre in etichettatura vera e propria. Poi noi sappiamo che a livello europeo le norme sull'etichettatura sono complesse e quindi non è così facile recepire questo tema. Quindi vorrei capire un po' da voi quale riflessione potreste consegnarci in qualche modo su queste questioni. Sulla vicenda invece dei mercati, ho ascoltato attentamente l'intervento di Pallottini e credo che le osservazioni che ci vengono da lui e dall'esperienza dei grandi mercati sia sicuramente da raccogliere nel parere che redigeremo. Credo che ad oggi i mercati svolgano una funzione anche non tradizionale. Anzi, mi viene da chiedere se, diciamo, alla luce anche di questa esperienza e anche della crisi Covid che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo ancora vivendo, se i grandi mercati si sono interrogati sulla possibilità di costruire una relazione anche più forte con le aree rurali e mi riferisco soprattutto alle aree interne, eccetera, quindi non consegnando il loro ruolo soltanto alla distribuzione dei prodotti alimentari, diciamo fondamentalmente nelle grandi città. Grazie. Prego, allora chi risponde della rete italiana? Dottoressa Galli piuttosto che il presidente? Ma io lascerei la dottoressa Galli. Prego, immaginavo. Grazie, io provo a rispondere, ma sono due domande che effettivamente toccano due temi delicati. Ecco, sulla prima questione sono realtà che nascono dal basso, come si tengono in connessione con gli altri livelli? È proprio un punto aperto. Un aspetto di questo io lo ritrovo, ad esempio, anch'io sono toscana, nel tentativo che ANCI sta facendo a livello regionale di effettuare un raccordo tra diverse esperienze e su salendo, io immagino che è un po' il punto che forse faceva Davide a conclusione del nostro intervento, che lo sguardo debba diventare anche nazionale e non solo qualcosa che riguarda l'ambito dell'agricoltura. Quello che noi abbiamo tentato di fare è di mettere luce su tutti gli aspetti che stanno intorno e a valle e quindi in questo senso trovare qualche forma di coordinamento più complessiva, che è un po' quello che suggerisce anche la Farm to Fork, cioè l'obiettivo nel lungo periodo al 2030 è quella di realizzare una vera e propria strategia europea complessiva. Come questo sarà realizzato è ancora difficile da dire, basti pensare che la nuova PAC è stata approvata, che arriva già un po' vecchia, no? Per ambire agli obiettivi della Farm to Fork. Come avverrà questo riallineamento lo vedremo, ecco, se come sarà possibile. Secondo me già aver presente che c'è un disallineamento può porre l'attenzione su dei temi specifici. Per quanto riguarda l'etichettatura sostenibile, io sono più diciamo consapevole del dibattito intorno all'etichettatura per la salubrità degli alimenti, il cosiddetto Nutri-Score, no? Il tema sull'etichettatura è sempre quello di tenere insieme messaggi semplici, quindi una leggibilità da parte del consumatore che deve prendere delle decisioni in condizioni anche rapide e contenuto di questo concetto di sostenibilità che è multidimensionale. Quindi su questo io non ho una risposta, ma credo che a livello europeo il regolamento sull'etichettatura dovrà essere rivisto e accogliere in qualche modo queste ulteriori dimensioni. Certo è che anche questo non è semplice. Io il riferimento che facevo sull'etichettatura territoriale che può scaturire da processi di certificazione partecipata sono sperimentazioni per far funzionare questi nuovi strumenti che sono già in atto e che dovrebbero permettere di ovviare alla sovrastruttura un po' pesante che imbriglia, no? la creazione di etichettature che siano efficaci. Non so se i miei colleghi vogliono aggiungere qualcosa su questo.
Non so se non vedo segnalazioni. Volevo fare. Ah, prego, Volevo dottor fare. Marino, prego. Sì, molto, molto velocemente, volevo fare una piccola integrazione rispetto a questo discorso dell'etichetta, perché noi sappiamo che i consumatori hanno già difficoltà a leggere le etichette attuali e quindi aggiungere informazioni in più può essere ridondante o addirittura fuorviante. E comunque le informazioni vanno non solo rese leggibili, ma hanno bisogno anche di una capacità di lettura. Quello che voglio dire è che abbiamo bisogno sicuramente di etichette più semplici e che diano informazione più completa. Però accanto a questo, prima di questo, quello che possiamo fare da subito, e abbiamo una straordinaria occasione, soprattutto con le mense scolastiche, è quello di fare un'educazione alimentare che veicoli attraverso il cibo tutti i temi anche ambientali, anche sociali che abbiamo di cui abbiamo sentito. Perché se il consumatore non ha la capacità di leggere l'etichetta, non ha attenzione rispetto ad alcuni temi, è chiaro che poi l'etichetta in sé serve a ben poco. Bene, grazie. Ovviamente spunti Se interessanti. posso, Sì, Presidente, prego. Non l'avevo chiamata volevo. in causa, però se vuole intervenire, prego. No, mi ha fatto un richiamo l'onorevole Cenni al rapporto tra mercati e aree rurali e emergenza Covid, diciamo, cosa. Io non ho, diciamo, ovviamente ho tralasciato l'esperienza di questi ultimi tempi che sono state da una parte drammatiche, da una parte molto importanti, perché noi comunque abbiamo garantito anche nei momenti più difficili una distribuzione del cibo non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri. Cito un'esperienza che, diciamo, ha colpito perché riguardava la primissima fase di questo momento drammatico che stiamo vivendo, quando il comune di Vo' Euganeo, forse ve lo ricorderete perché è rimasto impresso, fu chiuso, diventò zona rossa, per cui nessuno poteva entrare. Il mercato all'ingrosso di Padova, che dista da Vo' Euganeo pochi chilometri, mandava comunque tutte le mattine un mezzo della cooperativa che fa le consegne al confine di Vo' Euganeo, chiamiamolo confine, dove si recavano i commercianti, fruttivendoli, i negozi, a ritirare questa merce per garantire comunque ai cittadini di quel comune che hanno vissuto un'esperienza drammatica di isolamento completo, comunque l'accessibilità a un cibo fresco. Ed è una cosa, un'esperienza piccolissima che dimostra quanto nel tessuto anche di una nazione importante e avanzata come l'Italia, questo sia fondamentale. Cito un'ultima cosa che mi colpì qualche anno fa. Io ho partecipato 3 anni fa, 4 anni fa, a un'iniziativa che hanno svolto la FAO e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sul problema del cibo sicuro, del cibo fresco. Ecco, la rappresentante degli Stati Uniti raccontava un'esperienza secondo me edificante. Gli Stati Uniti è un paese dove ci sono pochissimi mercati pubblici all'ingrosso, ma la distribuzione è lasciata solo alla distribuzione privata, diciamo, e ci sono tanti centri della grande paese degli Stati Uniti dove comprare un mazzo di insalata o un pomodoro fresco è impossibile. Dove l'unico cibo che si può acquistare è cibo surgelato o comunque preparato. Non esiste il cibo fresco e quindi, dato che prima dicevano gli amici sull'obesità come prima causa di morte negli Stati Uniti, la FAO giustamente si sta ponendo il tema non solo della malnutrizione, ma anche della cattiva nutrizione dei paesi ricchi. E noi mercati all'ingrosso, nel nostro piccolo, siamo diventati con la FAO un'esperienza edificante, diciamo, da seguire e da riprodurre in tutti i paesi in via di sviluppo per cercare di dare diciamo, delle buone pratiche anche dal punto di vista della sicurezza. Parliamo di quello che è successo nei mercati cinesi, che ha avuto poi
diciamo, è stato un esempio di mercati europei da questo punto di vista, come fare invece diversamente la sicurezza alimentare. Però per ritornare al tema precedente, ecco, noi siamo proprio l'esempio di una risposta positiva a quel tipo di problematica delle zone interne. Grazie. Grazie a lei, grazie alle vostre integrazioni. Avete citato per chiudere questa audizione anche grazie. Il tema dei rapporti con la FAO. Penso che voi siete a conoscenza del progetto italiano della Food Coalition. Immagino che entrambi i soggetti importanti come voi potranno collaborare per far sì che anche quel tipo di percorso possa essere quanto più funzionale possibile. Aspettiamo i vostri documenti. La relatrice Cenni sicuramente attenta conoscitrice di queste dinamiche saprà facilmente accogliere tutti i dettagli che voi avete sollevato. Grazie ancora e dichiaro conclusa questa audizione, e le audizioni riprenderanno per la tematica ippica alle ore 16, sempre in quest'aula. Grazie. Grazie. Grazie molto. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci, buona giornata.